Ciao a tutti ragazzi, sono Andrew99 e benvenuti in questo nuovo video. Questo video sarà il video opinioni manga degli acquisti che ho fatto per Pasqua. Dicendo ciò, includo sia i fumetti che i manga. Vi avviso che ho deciso di fare questo video, sebbene comunque non abbia letto proprio tutti i volumi al completo, quindi non dalla prima all'ultima pagina, però comunque ho deciso di farlo, perché altrimenti se rimandavo, rimandavo, poi non l'avrei più fatto. E quindi iniziamo subito. Inizio comunque parlandovi dell'unico fumetto che prendo settimanalmente, è con l'abbonamento. E ho deciso di prendere questo fumetto perché comunque è un fumetto molto particolare, che mi ha preso sin dall'annuncio, si può dire. Quindi sin dalla prima volta che è stato annunciato in pubblicità, mi ha subito colpito. E di certo non sono rimasta delusa dopo averlo letto. Sto parlando di Corto Maltese, un fumetto scritto e disegnato interamente da Hugo Pratt. Di questo ho preso il 2, l'1 e il 2 e il 3 fino adesso. Fra l'altro domani dovrei andare a prendere il numero 4. Però sono parecchio indietro con la lettura, nel senso che il numero 3 non ho ancora iniziato a leggere. Anzi, devo ancora finire di leggere il numero 2. Direi che sono oltre la metà, poco oltre la metà. Però comunque sono veramente indietro, per cui mi dispiace tanto, ma devo continuare a leggerlo solamente per mancanza di tempo, sono indietro, non perché non mi piaccia assolutamente. E, a proposito di ciò, Corto Maltese mi sta sorprendendo tantissimo. In particolare, per quanto riguarda questo secondo volume, mi è piaciuto tantissimo il distacco che c'è stato dal primo al secondo volume. Perché? Perché mentre nel primo volume vedevamo un Corto Maltese padrone di una fermezza, di una freddezza, certamente non indifferente, mentre in questo secondo volume vediamo un Corto Maltese più propenso a mostrare le proprie debolezze e le proprie paure. Difatti, in questo volume sarà molte volte oggetto di. Diciamo, molte volte cercheranno di uccidere questo Corto Maltese che sta cercando frattanto di scoprire delle notizie, delle informazioni circa la morte della sua prima vera e unica fiamma, si può dire, ossia Louise. E il cognome, ripeto, non ve lo dico per il semplice motivo che è impronunciabile, non mi va proprio di fare una brutta figura nei video. E quindi cercheranno di ucciderlo parecchie volte, però proprio per questo abbiamo un Corto Maltese che non riuscirà a prevedere tutto, al contrario sarà aiutato da un sacco di altre figure di sfondo che saranno essenziali, importantissime per la narrazione. Un'altra bella cosa in Corto Maltese, oltre al distacco che c'è stato dal primo al secondo volume, che è stato ben accentuato, e secondo me è stata un'ottima scelta che ha fatto l'autore, quindi Hugo Pratt, mi è piaciuto anche tantissimo il fatto che in Corto Maltese non esistono figure di sfondo, perché ogni figura, ogni personaggio riesce a dare enfasi alla narrazione senza però sminuirla. Nel senso, molte volte troviamo dei manga o dei fumetti in cui magari dei determinati personaggi sminuiscono il ritmo della narrazione. Quindi magari se prima era veloce, questi personaggi, sebbene da figure di sfondo diventino anche comunque personaggi molto importanti a livello di narrazione, magari facciano diventare molto più lenta la narrazione stessa. Invece in Corto Maltese questo non accade. In Corto Maltese vediamo tutti i personaggi che hanno un ruolo fondamentale, che danno enfasi, velocità, velocizzano la narrazione senza però sminuirla. Ed è questo, secondo me, il talento di Hugo Pratt. Creare tanti personaggi che siano collegati in un certo qual modo, senza però appunto sminuire oppure far divenire più lenta la narrazione. Il numero 2 mi sta piacendo tantissimo e il numero 3 appunto non l'ho ancora letto, però una cosa che certamente mi piace molto nel numero 3 è che mentre nel numero 2 vediamo che è basato tutto comunque non più sul mare, bensì su delle città, quindi su Buenos Aires, nella città di Porteña, precisamente fra le due stazioni di Martinez e San Isidro, nel terzo volume vediamo che il nostro Corto Maltese ritorna nel suo adorato mare. È il mare che caratterizza un po' questo Corto Maltese, che è come si definisce lui stesso, un lupo di mare, quindi è una persona abbastanza furba, abbastanza astuta, però comunque dai pensieri abbastanza profondi. Lo vediamo anche nella copertina del numero 3, in cui c'è un bellissimo contrasto di colori, perché vediamo che è tutto basato, la copertina del numero 3 è tutta basata sul colore rosso, quindi su colori abbastanza accesi, sul rosso, l'arancione, il giallo anche miele. Invece vediamo che questa parte qui, non so se vedete bene, ma andando verso su del volto di Corto Maltese, quindi dal naso in poi in su, vediamo che invece gli occhi sono rappresentati da un colore bluastro, quasi stessero a simboleggiare dei sentimenti nostalgici da parte del nostro Corto Maltese. E anche questo distacco di colori è ben azzeccato per il volume, perché c'è stato appunto
un cambiamento d'ambientazione nell'uno, nel primo, nel secondo e nel terzo volume, per cui sono anche azzeccati i colori con cui è rappresentato il tutto. Infatti, vediamo che nel numero 1 i colori tendevano di più al blu, al grigiastro, insomma, tutti questi colori freddi, però erano tutti, devo dire, ben mescolati fra di loro. Ma nel secondo volume invece vediamo i colori che tendono tutti proprio al grigio. Difatti, lo vediamo anche per questa, diciamo, questo rettangolo qui sopra, e nel terzo invece è tutto rosso fuoco, fatta eccezione per gli occhi di corto maltese. E questa è una bella nota che non bisogna assolutamente sottovalutare, a mio parere. I colori che vengono mostrati, rappresentati in copertina, che alla fine poi servono anche a far intuire ciò che magari accadrà nel volume, ciò di cui si parlerà in tutto il volume. Per cui niente, corto maltese di Hugo Pratt, mi sta piacendo tantissimo. Adesso passiamo invece ai manga, che sono davvero tanti. Non li ho letti tutti, infatti ve ne parlerò magari un po' approssimativamente, però ho dato un assaggio a tutti. Alcuni li ho letti tutti, altri invece ne ho dato semplicemente un assaggio. E inizio a parlarvi di un primo volume che era in promozione, chiaramente per la libreria e fumetteria aderente all'iniziativa. Sto parlando di questo qui, che sarebbe il numero 1 di Natsume degli Spiriti di Yuki Midorikawa, al prezzo appunto promozionale di 1,99 euro fino al 21 maggio. La mia fumetteria ha aderito a questa iniziativa e sinceramente sono molto contenta, perché forse se non fosse stato in promozione questo manga, questo primo volume non l'avrei mai preso. L'ho preso perché era in promozione, giusto così per provare, anche perché comunque necessito di nuove serie da continuare, da completare anche, perché devo finire alcune serie. E questa serie appunto l'ho presa soltanto perché era in promozione. In realtà, ragazzi, vi posso dire che è assolutamente bellissimo come manga. Mi sta incuriosendo tantissimo perché la storia è particolare. Io pensavo che parlando di spiriti, che è sostanzialmente un argomento di cui trattano un po' tutti i manga di questo genere, fosse più o meno scontata. Al contrario, ho trovato che sia una storia molto originale, trattata in maniera quasi solenne, considerando il fatto che i vari personaggi sono tutti descritti minuziosamente nei dettagli. Inoltre, ogni personaggio riesce a dare un contributo alla tutta la narrazione. È una cosa che appunto è molto simile a Corto Maltese di Hugo Pratt. È una storia che tratta di questo ragazzo qui, che sarebbe il nipote di una donna che veniva spesso isolata dai suoi compagni, dalle sue conoscenze, dalle sue amicizie, perché era considerata abbastanza strana. Infatti questa donna, che sarebbe la nonna poi del nostro protagonista, che si chiama Natsume, di cognome, il nome adesso momentaneamente non mi viene in mente, e proprio per il fatto che veniva costantemente isolata dagli altri, dalle sue conoscenze, andava in giro, visto che lei aveva il dono di vedere gli spiriti, andava in giro a fare scommesse con questi spiriti, dicendo: se vinci, dice, rivolgendosi allo spirito, dicendo: se vinci, allora ti lascio libero, quindi ci guadagni tutto tu; se invece perdi, diventi un mio servo, un mio schiavo, grazie al fatto che scriverò il tuo nome sul mio taccuino magico, diciamo, perché il taccuino che poi verrà trovato dal nostro Natsume è magico ed è tutto particolare, perché scrivendo il nome di un demone su questo taccuino, alla fine ogni volta che lo chiami il demone per forza deve realizzare quello che è il tuo desiderio, quella che è la tua richiesta in quel determinato momento, in quel determinato istante. Ed è questa la cosa particolare, perché non ho mai visto una storia trattata così, trattata con una semplicità non indifferente, perché veramente, sebbene sia una storia molto complicata, gli avvenimenti vengono trattati in modo semplicissimo, quindi sono di facile comprensione. A differenza magari di altre storie che sono complicate, possono essere bellissime, originali, però vengono trattate talmente tanto in modo così complicato, complesso, che alla fine ti risulta difficile capirle, di conseguenza il volume ti risulta insensato. Invece con Natsume degli Spiriti questo non avviene assolutamente, per cui devo dire che sono davvero contentissima dell'acquisto e certamente è un manga che continuerò. Non vedo l'ora di prendere il numero 2, perché questo numero 1 mi sta incuriosendo tantissimo. Inoltre, ho visto che ci sono anche dei punti in cui ci sono delle riflessioni abbastanza profonde da parte del protagonista, per cui non vedo l'ora di continuarlo. Passiamo a questo qui, che invece è il numero 1 di Dragon Gym, di Tsunari Fuji. Dragon Gym l'ho letto, lo sto insomma leggendo. Devo dire che è un manga davvero bello, per il semplice motivo che
È ironico, ma ha proprio la massima potenza e di un sarcasmo che sinceramente non ho mai visto. Inoltre, un punto a favore di questo manga, oltre ad essere la storia, che comunque presa singolarmente non è tanto originale, parla sempre di sport, di protagonisti dal fisico che è appunto tendenzialmente rivolto allo sport, però una storia che mescolasse in modo così buono. Lo sport al sarcasmo, a momenti di vita quotidiana, sinceramente non l'ho mai vista. E questa storia per cui mi sta incuriosendo tantissimo, e poi appunto un punto a suo favore è proprio il fatto che il tratto sia adattissimo alla storia, per il fatto che essendo un manga che si concentra principalmente sullo sport, il tratto riesce ad esprimere quello che è il dinamismo che dovrebbe esprimere qualunque tratto. Che comunque rappresenta magari un manga appunto incentrato sulla sportività. È un tratto sicuramente molto realistico, in particolare in scene abbastanza cruciali della narrazione, e quindi riesce a esprimere benissimo tutto quello che secondo me è ciò che vuole esprimere l'autrice barra autore nel manga. Anche questo sicuramente lo continuerò. Sono un po' indecisa perché comunque ho tante serie da continuare che vorrei continuare e prendere, però ha buone probabilità di essere, insomma, continuato. Passiamo a questo qui, che invece è il numero 11 di Blue Exorcist di Kazuo Kato. Posso solamente dirvi di questo numero 11 che, insomma, ci saranno tantissime sorprese. Difatti, vediamo in questo numero 11 che si narra di sette misteri, eventi inspiegabili che hanno luogo fra le mura dell'Accademia della Vera Croce. Erin e i compagni continuano le indagini. È un manga che sicuramente si incentra molto sul fattore mistero e che quindi dà quella sensazione di suspense che dovrebbe dare qualsiasi manga del genere. In realtà Blue Exorcist certamente eccelle nel suo genere, che è un genere più che shonen avventuroso, ecco, tratta d'avventura. Ed è questo il bello di Blue Exorcist, nel senso che trattando d'avventura si vedono anche scene di vita quotidiana e tratta anche di adolescenti, quindi problemi adolescenziali, prime esperienze adolescenziali e anche questo fenomeno insomma, di ignoto, di mistero, di suspense, e poi il fatto che ci siano tantissime avventure originali, interessanti e trattate in maniera ottima, a mio parere, che si mescolano bene al tutto senza rovinare i vari elementi della narrazione che magari l'autrice si propone di raccontarci. Quindi sicuramente Blue Exorcist è stato un acquisto molto ponderato, però devo dire che non mi ha per niente delusa, anzi, non solo non ha deluso le mie aspettative, al contrario le ha superate, per cui sinceramente non vedo l'ora anche di leggere dal numero 1 al numero, scusate, dal numero 5 in poi, perché mi ero fermata al numero 5, difatti questo numero 11 non ancora l'ho letto, però certamente lo continuerò, anche se purtroppo penso che dovremmo aspettare un sacco, essendo che in Giappone siamo ancora in corso al numero 12, ci siamo fermati in Giappone e di conseguenza anche in patria. Perciò penso che dopo questo numero 11 aspetteremo un bel po' per acquistare anche gli altri volumi. Chi come me sta seguendo questa serie, è ovvio. Io consiglio magari a chi sta ponderando se prenderla, acquistarla oppure no, consiglio di acquistarla. Anche magari prendendo singoli volumi lentamente va benissimo, perché comunque dovremmo aspettare un sacco di tempo, appunto, perché il manga continua, a meno che, insomma, non arrivi un colpo di fortuna che spinga immediatamente l'autrice a continuare il manga, magari in un giorno, così subito, magari anche in una settimana, viene stampato in Giappone, eccetera, i tempi siano brevissimi anche per l'arrivo del manga di vari volumi in Italia. Vabbè, insomma, questo è un pensiero un po' strambo, però può anche succedere. Passiamo adesso invece a una serie che ho letto quasi tutta e mancano poche pagine dell'ultimo volume che, insomma, non è l'ultimo volume della serie, però l'ultimo volume che ho preso io. Difatti, per questa serie ho preso ben 6 numeri. Devo dire che è davvero anche questo un acquisto di cui non mi sono pentita per niente, perché l'ho visto molte, purtroppo avevo visto recensioni sia positive che negative, però positive dicendo che era un manga bellino, caruccio, e negative invece dicendo che era un manga estremamente brutto, che non si poteva leggere, che faceva addirittura quasi schifo. In realtà io l'ho trovato un manga davvero molto molto bello, che a mio parere non dovrebbe essere oggetto di una continua critica, così fra l'altro aspra, ma che al contrario dovrebbe essere oggetto di continui elogi.
Sto parlando di La sposa di Abek, per cui ho preso i primi sei numeri, di Yang Min Kang, Kiang, scusate. Allora, La sposa di Abek mi è piaciuta tantissimo. È vero che è un manga un po' confusionario, nel senso che si alternano delle vicende a altre. Magari abbiamo dei brevi flashback che però contrastano con la realtà che in quel determinato momento si sta trattando nel manga. Quindi abbiamo dei flashback, poi si ritorna alla realtà, poi si hanno altri flashback che ci fanno intuire delle situazioni conseguenziali ai flashback, insomma, un casino. Però è bello, è davvero originale come storia e vi assicuro è molto difficile trattare storie del genere. In particolare quando si tratta di storie che hanno, che parlano di personaggi così, insomma, così divisi fra loro a livello sempre caratteriale. Infatti questa storia tratta di questa ragazza che si chiama Sua, che verrà offerta in sposa al dio delle acque, Abek. Però di questo Abek si narrano leggende abbastanza, insomma, inquietanti, per così dire. Ossia che sia un mostro, che questo Abek sia un mostro e che divori qualsiasi sposa gli venga offerta, quasi in sacrificio. E questo Abek comunque è molto importante perché è il dio delle acque e perché chiaramente senza le piogge che dovrebbe far scendere in seguito al sacrificio offerto di questa sua sposa, ogni anno se non sbaglio, appunto fa crescere, grazie a questa pioggia lui dovrebbe far scendere, fa crescere anche le piante, quindi poi da queste piante chiaramente vengono generati i frutti che servono all'alimentazione di tutto il popolo, quindi sono tutte cose conseguenziali che servono alla fine a valorizzare la figura di questo Abek, che inizialmente, ve l'ho detto, è valorizzata come eccessivamente negativa, viene trattato questo Abek come un personaggio molto negativo, ma già verso la fine del primo volume il nostro Abek diventerà un personaggio più positivo, però meno difficile, meno, scusate, semplice da capire, perché Abek sarà sempre più combattuto fra il ricordo della prima sposa, e anche l'unica, fino a che chiaramente non arriva Sua, che è la nostra protagonista, ha mai amato. E appunto il fatto che adesso sia sposato con questa sua, che gli suscita parecchi ricordi della sua appunto vecchia moglie. Perché da una parte è molto simile, da una parte è totalmente differente. Per cui il nostro Abek, vedremo, avrà anche delle titubanze nel corso di questi sei volumi che io finora ho preso. Ho intenzione certamente di continuare nella serie, essendo che mi è piaciuto tantissimo. Avrà parecchie titubanze circa il suo rapporto con Sue e quello precedente che ha vissuto con appunto l'unica sposa che ha mai amato, ossia Nangbin. Che dovrei trovare una tavola, perché già nel primo volume lui parla di questa Nangbin, però allora è una ragazza molto simile sia a livello fisico con Sua, però adesso non riesco effettivamente a trovare la tavola che raffigura Nangbin. Purtroppo non la riesco a trovare. C'è stata una comparsa di Nangbin nel volume, più o meno, nel volume 5, per il volume 4, 5 e 6. Ve la faccio vedere forse dal numero 6, che insomma è quella un po' più azzeccata, si può dire. Sarebbe questa Nangbin. Allora, ci saranno anche parecchie scoperte circa appunto quella che è la figura di Nangbin, però sostanzialmente il manga non si basa tanto su quella che è stata la figura di Nangbin, ma più che altro si basa sul fatto che Nangbin comparirà, ricomparirà. E poi vedrete, insomma, se è la vera Nangbin, se invece non lo è, se è una. Se, insomma, vedrete tantissime cose perché il manga tratta davvero di tante vicende contrastanti che però sono tutte collegate ad un filone logico ben definito, ben accentuato, che certamente si capisce. È un manga abbastanza ambiguo, nel senso che è un pochino anche confusionario in quello che tratta, però devo dire che se magari lo si legge una seconda volta, anche una terza se è possibile, sicuramente si capirà molto meglio, si capirà benissimo. Io l'ho apprezzato tantissimo per il fatto che appunto è un manga particolare che non avevo mai letto e soprattutto per il fatto che non è un manga, bensì un manhwa, quindi i manhwa sono ancora più complicati dei manga a livello di storie, di vicende che magari ci si propone di narrare. E invece devo dire che questo manga per i normalisti standard dei manhwa è, devo dire, parecchio semplice, perché ho letto dei manga, dei manhwa che davvero non si potevano leggere. Invece questo, in confronto agli altri manhwa,
è abbastanza semplice. Quindi La sposa di Abek, storia e disegni di Ami Chiang, mi è piaciuto tantissimo. Il mio voto diciamo che è un 8, 8 e mezzo. Passiamo a due manga di uno stesso autore che sarebbe Rumiko Takahashi, che mi hanno detto fra l'altro che è una donna, per cui chiedo scusa per l'errore. Allora, non li ho ancora letti, sinceramente, però devo dire che sfogliandoli mi hanno dato l'impressione di essere dei manga che appunto sono molto basati su quella che è la cultura giapponese mista, come ho già detto in precedenza, a quelle che sono le storie inventate da questo autore promettente, devo dire, è un autore molto conosciuto nel panorama giapponese. Ed è questo che mi è piaciuto tantissimo, proprio perché riuscire a fondere la cultura giapponese con quelle che sono delle storie puramente di fantasia inventate è veramente difficile. Invece Rumiko Takahashi, sfogliando questi due volumi, sembra esserci riuscita alla perfezione, per cui non vedo l'ora di vedere quanto queste storie presentino, la componente cultura giapponese e la componente storie inventate. Quindi se nelle stesse percentuali, oppure magari se è più accentuato un elemento in confronto ad un altro, tutta una serie di cose che magari mi faranno apprezzare questo autore, oppure me lo faranno, non dico detestare, però insomma non me lo faranno apprezzare tantissimo. Passiamo a questo qui che è il numero 2 di Oh mia Dea di Kosuke Fujishima. Allora, io questo manga lo sto leggendo, dire che è fantastico è poco, è veramente favoloso. Mi ricorda tantissimo Keroro, per il fatto che è un manga molto profondo, però allo stesso tempo è anche molto sicuramente molto profondo, molto riflessivo, molto ironico, molto appunto sarcastico, però anche una componente fantasiosa essenziale all'interno del manga che fa velocizzare la narrazione senza però diventare un manga eccessivamente confusionario, per cui devo dire che assolutamente mi sta piacendo tantissimo, è favoloso e non vedo l'ora di continuare gli altri volumi. Adesso sto leggendo il numero 3. Adesso proseguiamo con questo qui che è invece il numero 8 di Alice Academy di Tachibana Higuchi. Prezzo 4,50, beh, Shoujo Romance e tutte queste bellissime cose. Di questo ve ne ho già parlato abbondantemente, essendo che se non sbaglio l'avevo già letto prima. E devo dire che è un manga molto significativo, perché tratta di una storia fantasiosa dalle mille sfumature e anche che si adatta bene ai personaggi protagonisti che hanno contemporaneamente delle differenti ovviamente sfaccettature caratteriali. Ed essendo che la storia originale si vede anche molto bene il contrasto fra i caratteri di tutti i personaggi che sono totalmente opposti. Quindi andiamo dal personaggio magari più introverso al personaggio che esterna tutte le sue emozioni senza avere peli sulla lingua. E dal punto di vista della storia invece passiamo dal descrivere delle situazioni, insomma, dei rapporti d'amore, d'amicizia, eccetera, a descrivere invece situazioni un po' più complesse, molto più complesse, come ad esempio una bambina, una ragazzina in questo caso in pericolo di vita perché ha cercato di salvare la sua migliore amica, si sta parlando di Yotaro e di Mikan, all'incontro fra una madre e una figlia, dopo tanti anni di assenza di questa madre. Infatti, in questo volume vedremo che la nostra amica rincontrerà Yuka Azumi, che sarebbe sua madre, secondo quello che si dice nel manga, ma ve l'ho detto, non è uno spoiler, essendo che si è già detto questo alla fine del volume 7, perciò non è assolutamente uno spoiler. Proseguiamo con Honey and Clover, per cui ho dal numero 1 al numero 3. Questo manga si compone di 10 numeri e se non sbaglio dovrebbe essere molto difficile da reperire, se non che alcuni volumi proprio sono totalmente esauriti. Allora, Honey and Clover lo sto leggendo e devo dire che mi sta piacendo. Mi è dispiaciuto molto all'inizio averlo snobbato per il semplice motivo che forse non ho colto l'essenza di quello che l'autrice, ossia Chika Umino, si proponeva di descriverci, si propone, insomma. Secondo quello che io sto leggendo adesso, per cui dico si propone, però in realtà si proponeva perché è un manga che si è concluso un bel po' di tempo fa di descriverci. Mi sta piacendo tanto, lo sto leggendo, insomma, non sono proprio a buon punto a leggerlo, però perché ve l'ho detto poco tempo, ma a livello di gradimento davvero ha superato quelle che erano le mie aspettative, è veramente bello. Non è bellissimo, stupendo, insomma, imperdibile, però è veramente bello, perché vengono descritte delle situazioni di vita quotidiana che si fondono benissimo a quelli che sono i problemi che si hanno non nell'adolescenza, ma si hanno in un certo periodo della propria vita, quindi un po' veramente bello, insomma.
Adesso invece passiamo a Seiyū High School Mens, anche i ragazzi sognano un amore di Kaneyo Shizumi. Questo ve l'ho detto, ho letto il numero 2, adesso sto leggendo il numero 3. E devo dire che Seiyū High School Mens nel numero 2 mi ha fatto commuovere perché c'è stata una situazione abbastanza particolare, quindi fantastico come manga. E questo è stato edito per la prima volta nel 2010, se non mi sbaglio. Sì, pubblicazione mensile aprile 2010. Quindi diciamo a marzo, perché il primo volume non sono riuscita a trovarlo. Diciamo che a marzo, seguendo quelli che erano i tempi prestabiliti, è stato edito per la prima volta per la Planet. E niente, ragazzi, sono contentissima di averlo preso. Devo ordinare gli altri volumi nel caso in cui non li trovi andando la prossima volta in fumetteria, perché davvero è fantastica a mio parere. Il secondo volume mi ha fatto commuovere, è stata una cosa bellissima. E il numero 3 non ho ancora letto. Però non vedo l'ora di leggerlo perché appunto ogni volume tratta di storie d'amore e d'amicizia di diversi ragazzi. Ad esempio nel secondo volume, il primo non lo so, ma nel secondo volume abbiamo Chikaramaki, nel terzo Hidetoshi Nogami, nel quarto Mamoru Hanai e nel quinto Arata Genda, sì. O Genda, non so bene come si dica, diciamo Genda. Quindi io devo ancora continuare a leggerlo, però devo dire che è fantastico. Riesce a non far avvertire molto il distacco che c'è fra i rapporti d'amore e quelli di amicizia, che molte volte sono collegati da un filo conduttore invisibile. E poi è un manga che certamente presenta tantissimi colpi di scena ed è rarissimo per essere, diciamo, per un manga che tende principalmente, sostanzialmente, a quelli che sono i canoni di uno shoujo, per cui promosso a pieni voti. E adesso l'ultimo che vi vado a presentare, ma non certo per importanza, è invece la serie che ho preso completa. Mi manca solo quel numero 1 di Streghe per Amore. Per cui è dal numero 2 al 10. Il 10, fra l'altro, penso sia l'ultimo perché appunto sulle magliette delle protagoniste sono raffigurate Final e poi Don't Forget Me. Vabbè, siamo lì. Di Wataru Shizumi. Wataru Shizumi è un'autrice. Forse una delle mie autrici preferite appunto nel panorama giapponese, quindi a livello di manga, eccetera, perché è quella che a mio parere fra tutti sa descrivere meglio quelli che sono gli shoujo, quindi sa descrivere shoujo che abbiano storie fantasiose e anche storie, diciamo, che presentino qualche elemento quasi d'avventura, perché sono storie fantastiche, puramente inventate, che però si mescolano bene a quella che è la realtà quotidiana, quella che si vive in tutti i giorni. E tratta appunto di questi adolescenti, ragazzi che comunque non hanno ancora superato l'età adolescenziale, che riescono a provare, dico sentimenti, ma poi inteso anche in tutti gli altri sensi, sentimenti che provano gli adulti, sostanzialmente, senza far avvertire quel. Senza far avvertire troppo il fattore insomma, infantile di quelli che sono i nostri stessi ragazzi. Faccio vedere qualche tavola, una cosa che apprezzo tantissimo, oltre alla storia e il modo di trattare eccelso, a mio parere, dell'autrice, apprezzo tantissimo anche il tratto, il fatto che ci siano tantissimi dialoghi che facciano apprezzare di più il senso della narrazione. Perché quando ci sono più dialoghi vuol dire che magari l'autrice si sofferma molto a descrivere minuziosamente nei dettagli quella che è una storia, e per Wataru Shizumi il tema minuziosamente nei dettagli, a livello di descrizione, non è neanche un eufemismo, perché davvero Wataru Shizumi non solo descrive minuziosamente nei dettagli, ma riesce anche a far cogliere in modo perfetto, insomma, non è uguale il suo modo di far cogliere il senso delle sue storie ai lettori. Io colgo sempre il senso delle storie di Wataru Shizumi, che non è assolutamente un'autrice, diciamo, che descrive storie un po' più infantili, se così vogliamo dire, adesso non mi viene il termine adatto, ma al contrario penso che Wataru Shizumi sia un'autrice che riesca a descrivere tutto, quindi anche, cosa che non penso abbia fatto comunque, anche dalla storia, dalle vicende più drammatiche alle vicende più spensierate, più fresche, più spontanee, un'autrice che sa descrivere tutto, davvero tutto, e questo si è visto soprattutto in Cuore di Menta. Questo è il video, mi auguro vi sia piaciuto e soprattutto mi auguro magari di non aver parlato troppo lentamente e non avervi annoiati. Ringrazio tutti i miei iscritti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!